nuove tecnologie stanno facendo passi da gigante, è proprio il caso di dirlo. Ne è un chiaro esempio il robot EXO, l'esoscheletro riabilitativo di cui si è dotato il San Raffaele di Sulmona, prima struttura in Abruzzo ad adottare l'eccellenza della tecnologia a supporto dei percorsi riabilitativi tradizionali, che ha permesso ad Alessandro Vantaggiato di tornare a deambulare. EXO è un dispositivo in acciaio e carbonio che si attiva per mezzo di quattro motori elettromeccanici alimentati da due batterie. Dei sensori invece captano o riconoscono l'assetto posturale del paziente, fornendo informazioni che un computer elabora e traduce in tempo reale per assistere il paziente nella stazione retta, nel bilanciamento e nella deambulazione passiva, attiva o attiva assistita. Da quanto tempo è su una sedia a rotelle e perché? Dal 24 gennaio. Tutto un tratto io ho avuto una ciste e mi ha compresso il midollo spinale. Dalla mattina alle 8 alle 12 non sentivo più la sensibilità delle gambe, quindi sono caduto a terra e non camminavo più. Come si è sentito già da ieri poter nuovamente essere in piedi? Questa è un'emozione che non riesci neanche a dire, a descrivere. Già guardare le persone in faccia è una cosa splendida. Poi da 5 mesi che non camminavo e non stavo in piedi, quindi è una cosa molto emozionante. Dalla provincia di Lecce in Abruzzo, conosceva già questa struttura sanitaria? No, non la conoscevo. Stavo prima, ho fatto 2 mesi a Ceglie, alla struttura San Raffaele. Poi mi sono trasferito qua a Sulmona sapendo una buona struttura e sto molto bene. Mi trovo abbastanza bene, ringrazio tutti quanti, fisioterapisti, dottori e tutto. Sto bene, abbastanza bene. Grazie ad Exo, adesso cosa potrà fare? Ma penso che riuscirò a breve spero, a camminare. Il professor Giorgio Felzani, primario della struttura riabilitativa abruzzese, ha spiegato che i robot inossidabili sono strumenti altamente innovativi in campo riabilitativo e sono finalizzati a favorire la riorganizzazione del controllo motorio dopo lesioni cerebrali o midollari, favorendo una intensità di esercizio che coniuga la capacità di pianificare il movimento con l'allenamento cardiovascolare. Quale obiettivo raggiunge il San Raffaele con questo robot? Il San Raffaele si pone con l'utilizzo dell'EXO, che è l'esoscheletro, si pone l'obiettivo di diventare un centro di tecnologia avanzata nella terapia riabilitativa in soggetti con danni del sistema nervoso centrale, in particolare con soggetti con danno midollare. È chiaro che uno strumento del genere ormai rappresenta quella che è l'evoluzione della riabilitazione, tanto vero è che la tecnologia ormai è detta legge per quanto riguarda i recuperi di questi soggetti. Ma in che modo va ad incidere su tali problematiche? Le capacità di questa strumentazione va ad incidere non solo ed esclusivamente su un discorso di carattere motorio, ricordando e sottolineando il fatto che è uno strumento di carattere riabilitativo. Incide in maniera sostanziale, studi internazionali hanno confermato questo che sto per dire, ci dicono che ci sono miglioramenti sotto un profilo cardiocircolatorio sulla funzionalità intestinale e vescicale, che rappresenta in questi soggetti uno dei problemi fondamentali delle loro autonomie, ma non solo, anche sulla cute, riducendo le potenzialità di sviluppo di lesioni da pressione, quindi lesioni da decubito che sono sempre dietro l'angolo e hanno una difficilissima risoluzione una volta che si sono create. L'esoscheletro va ad aggiungersi ad altri strumenti innovativi dei quali il San Raffaele di Sulmona è dotato ormai da anni. Il San Raffaele di Sulmona è dotato di strumentazione di tipo tecnologico avanzato, ma speriamo che questo sia soltanto un primo movens per poter acquisire ulteriori tecnologie, far sì che i pazienti abbiano miglioramenti ulteriori e ancora più significativi nel loro percorso.
Penso che la tecnologia, ovviamente, correttamente gestita, sia ormai diventata la strada maestra per quello che concerne l'ambito riabilitativo, in particolare nei soggetti che hanno un danno midollare. Alla presentazione ufficiale hanno partecipato il presidente della regione Marco Marsiglio, l'assessore regionale alla salute Nicoletta Verì, il sindaco di Sulmona Anna Maria Casini e il vescovo di Sulmona Valva Monsignor Michele Fusco. Presidente Marsiglio, cosa rappresenta l'arrivo in Abruzzo di un esoscheletro exo al San Raffaele di Sulmona, che è tra le 16 strutture in Italia a dotarsi di questa apparecchiatura all'avanguardia? È un segnale molto positivo l'arrivo di una assoluta eccellenza tecnologica, industriale, scientifica, medica. Siamo orgogliosi di questo e siamo qui per rimarcare questo passaggio, ringraziare chi ha fatto questo investimento e contribuisce alla crescita del territorio. E il mio augurio è che tanti altri, diciamo, che questo sforzo possa essere raccolto da altri, che scatti uno spirito di emulazione che porti in Abruzzo sempre più strutture e presidi di qualità. Quello che è certo è che presenteremo un quadro complessivo che tende a valorizzare tutti i presidi, a dare delle vocazioni specifiche a quelli che non possono essere per loro natura presidi onnicomprensivi, e in modo che comunque la tutela dei posti di lavoro, delle attività, dei presidi sui territori si sposi anche con l'efficienza, con l'economicità e con la sicurezza di questi presidi. Certo, è finita la stagione delle promesse di promettere tutto a tutti, perché questo ha portato all'indebolimento di tutte le strutture e a una rete in generale che non regge l'impatto dell'utenza, con liste di attesa infinite, prestazioni al di sotto delle medie e difficoltà nel offrire un servizio all'altezza dei bisogni. Invece il messaggio che vuole mandare ai cittadini che si trovano quotidianamente ad affrontare anche dei problemi, ma che spesso non conoscono l'alta qualità delle professionalità sanitarie di cui sono dotate le strutture che si trovano in Abruzzo e magari si recano in altre fuori regione, quindi creando quella mobilità passiva che paghiamo tutti noi. È pure un compito nostro che stiamo cercando di affrontare. Tra i temi che abbiamo preso, tra le priorità che affrontiamo in campo sanitario, c'è appunto questo forte deficit di mobilità passiva. È evidente che ci sono, al di là di alcune specializzazioni che inevitabilmente richiamano l'utenza verso centri di eccellenza nazionale e internazionale, e non su tutto possiamo essere ovviamente completi e competitivi in una regione così piccola. Ma quando la mobilità passiva invece la registriamo sulla normale diagnostica, è evidente che c'è un problema di organizzazione di offerta sul territorio rispetto alla quale siamo all'opera per rientrare dentro un livello fisiologico. L'assessore regionale alla salute Nicoletta Verì è un'esperta proprio per quanto riguarda le materie riabilitative. Cosa rappresenta l'approdo, l'arrivo di EXO o EXO, come lo chiamano, l'esoscheletro che viene presentato oggi a Sulmona? Sì, siamo qui a Sulmona proprio perché in questa occasione abbiamo la possibilità di prendere visione direttamente di quella che è una nuova tecnologia importante per un percorso riabilitativo. Oggi bisogna essere innovativi e sono contenta che delle realtà abruzzesi hanno portato questa, diciamo, nuova strumentazione, ma soprattutto lo saranno le persone disabili, le persone che hanno ricevuto dei traumi, che in minor tempo, ma soprattutto con maggiore consapevolezza di quello che è un percorso riabilitativo, porteranno avanti quello che è un riequilibrio, quella che è una capacità di poter tornare a vivere una vita normale. Le alte professionalità nel settore della sanità sono sicuramente importantissime, ma quanto lo sono le tecnologie così innovative? Sì, la tecnologia è importante, bisogna avere tecnologie all'avanguardia, strumentalizzazioni sempre più innovative, però non dimentichiamo che il fattore umano è fondamentale. Queste strumentazioni in mano a delle professionalità dove usano anche l'umanizzazione, dove mettono
la loro capacità di relazioni, io penso che è il risultato migliore che ci possa essere. Quale augurio vuole rivolgere a tutte quelle strutture che, come il San Raffaele di Sulmona, si mettono in gioco e sono sempre proiettate verso il futuro e verso nuove sfide? Ma sono strutture che importanti per il loro contributo nell'ambito sanitario, ma il mio saluto e la mia vicinanza va proprio a questi operatori che quotidianamente assistono queste persone in questo grave disagio quando vedono la loro vita spezzata il più delle volte, e quindi un sostegno, ma soprattutto le istituzioni sempre più vicino a loro. E professore, e in questo contesto si inseriscono anche delle stanze molto particolari che credo abbiate soltanto qui? Sì, questa degli appartamenti per dimissione o transitional living, così come li definiamo noi, rappresentano una peculiarità che non è solo regionale, ma è una peculiarità addirittura nazionale. Sono due stanze, due appartamenti veri e propri, uno di 70 e uno di 80 metri quadri, completamente domotizzati. L'idea originaria è questa: il soggetto, una volta effettuato il percorso riabilitativo, deve essere reinserito nel proprio domicilio. Come fare? Farlo abituare, addestrare a quelle che sono le proprie capacità, le proprie autonomie che ha conquistato durante il percorso riabilitativo, che non è un percorso semplice, è un percorso abbastanza complesso, e quindi potersi inserire in maniera autonoma all'interno di questi appartamenti rappresenta poi quello che potrà fare a casa. È chiaro che all'interno di questi ambienti, che come ripeto sono domotizzati, noi scegliamo quelle che sono le soluzioni adeguate, ideali e modulate, personalizzate per quel determinato paziente, senza eccedere in quelle che possono essere delle tecnologie completamente inutili. Al fine percorso costruiamo un progetto che possa indicare al nostro paziente quelle che sono le soluzioni da adottare al proprio domicilio. E alla luce di quanto ci ha detto, quali ulteriori obiettivi intendete perseguire a breve per far crescere ulteriormente il San Raffaele di Sulmona? Certo, l'acquisizione di strumenti che possano simulare un cammino, e sicuramente rappresentano un'evoluzione ulteriore, e speriamo di poterli avere al più presto per incrementare ulteriormente le capacità proprio della plasticità neuronale che fa sì poi che il danno midollare possa essere minimizzato rispetto a quello che sono i danni effettivi.